Questo è il santuario della Madonna della Comuna, da dove partivano tutti gli emigranti mantovani. È un santuario voluto da Federico II Gonzaga e praticamente abbiamo i due santi protettori vicino alla Madonna, che è Sant'Anselmo, patrono di Mantova, e San Zeno, patrono di Verona. Esatto, è lui che l'ha progettato. Ha nato un restaurato di recente, è semplice ma è molto carino. Ecco. Una statua anche è antica, come sappiamo, in legno di salce, sul quale la tradizione dice che appaccia la Madonna, questa bambina, è guarita questa bambina muta, poi due vescovi, San Zeno di Verona e Sant'Anselmo, patrono di Mantova, che portiene due territori, Verona e Mantova. Un affresco staccato dall'antico santuario, che era. Ecco. Semplice, ma. Che quando risale? Paga, ecco. Sì. Ha ordinato che fosse costruito questo ulteriore santuario dopo l'apparizione del 1300 della Madonna, un secondo santuario. E ha dato a Giulio Romano l'incombenza, l'incarico di progettarlo. Sì, sì. Noi siamo fratelli francescani, ci chiamiamo Fratello Francesco, preghiamo in quel coro, ci mettiamo più volte al giorno e facciamo un servizio al santuario.